Silvia Strano, consigliere vicepresidente del secondo municipio. La problematica del ragazzo straniero che gira in condizioni indecorose risale a diversi anni fa. Io, essendo consigliere, avendo fatto il consigliere anche nel mandato precedente, avevo fatto questa segnalazione richiesta alle direzioni competenti per occuparsi di questo ragazzo che girava nella zona di via Teseo, via Battello, via Caruso, via Villini al Mare. Chiaramente è tanta la gente che si lamenta del problema, non sappiamo fino a che punto possa essere, sappiamo che il cervello umano è un filo di capello, fino ad oggi non è successo niente, però perché arrivare a chi ha figlie, femmine soprattutto, si spaventa anche a mandarle al panificio, al supermercato, perché potrebbe incontrare questo ragazzo e potrebbero anche accadere cose poco piacevoli. Per cui, ripeto, io ho fatto una richiesta nel 2021 con le firme allegate dei residenti, la richiesta è stata seguita da un'attività della zona e i residenti si recavano presso questa attività a firmare. I residenti che si lamentavano erano tanti e si spera oggi, nel 2024, con l'amministrazione Trantino di poter risolvere definitivamente il problema per lui e per noi, residenti della zona. Io più volte ho fatto anche le chiamate personalmente alla polizia, ma sempre provvisoriamente è stato risolto, ma non definitivamente.